Va bene, allora buonasera a tutte e a tutti, grazie di essere qui questa sera alla festa di Radio Onda d'Urto, un appuntamento per noi molto importante nell'estate bresciana perché come credo sappiate tutte e tutti è l'occasione nella quale autofinanziamo con il lavoro di anche centinaia di volontarie e volontari un anno di trasmissioni radiofoniche della nostra emittente, di trasmissioni radiofoniche che in questo modo possono essere totalmente indipendenti e libere da qualsiasi diktat esterno, perché sono trasmissioni radiofoniche senza neanche un secondo di pubblicità e proprio a questo serve questa festa. E lo dico anche perché nello spazio dibattiti, come questa sera, anche nelle altre occasioni, cerchiamo di proporre durante la nostra festa in agosto alcuni dei temi secondo noi più interessanti o che sicuramente durante l'anno abbiamo seguito con maggiore costanza durante appunto l'anno radiofonico. Nell'anno che è appena trascorso sicuramente il movimento dei Gilets Jaunes, dei Gilets Gialli in tutta la Francia a partire da novembre scorso, da novembre 2018, è stato uno dei temi che abbiamo seguito in radio con maggior frequenza e anche, devo dire, con maggior interesse, e crediamo appunto che il tema è quello che è successo e sta continuando a succedere in Francia, sia di estremo interesse per chi come noi, come la nostra emittente, come le compagne e compagni che organizzano questo appuntamento, questa festa popolare, festival musicale dell'agosto bresciano, si pone il problema della modificazione dei rapporti sociali e della trasformazione radicale dell'esistente, sia un tema che pone una serie di riflessioni importanti e che può essere spunto per un dibattito su come in questa fase che ormai da diversi anni viviamo, in questo nostro presente, sia ancora possibile appunto mettere in crisi, mettere in difficoltà lo stato di cose presenti per costruire, immaginare e costruire una società diversa e dei rapporti sociali differenti all'interno della società. E credo, dico due cose prima di lasciare la parola ai numerosi ospiti che abbiamo il piacere di avere con noi per discutere questa sera, che sono Elodie e Matteo, che sono compagni della plataforma d'enquête Milton, della piattaforma di inchiesta militante di Parigi. Elodie è di Parigi, Matteo è un compagno italiano che ha vissuto a Parigi anche nell'ultimo anno, pur non vivendoci in pianta stabile, ha seguito, andando più volte, seguendo con costanza quello che accadeva intorno e dentro le assemblee, le mobilitazioni del movimento dei Gilets Jaunes. E poi ci sono tre attivisti dell'assemblea dei Gilets Gialli dell'Ardèche, della regione dell'Ardèche, con Enrico Riboni, che è un compagno bresciano che da tanti anni vive in Francia ed è anche un collaboratore di Radio Onda d'Urto, che per ascoltatrici e ascoltatori è una voce, diciamo, conosciuta e nota, perché spesso lo sentiamo telefonicamente per corrispondenze e interventi su quanto accade oltre Alpe. Dico solamente due cose, ovvero perché è interessante, perché è importante capire chi sono, come abbiamo scritto nel titolo del dibattito, chi sono e cosa vogliono i Gilets Jaunes, i Gilets Gialli, e per dare qualche spunto di quelli che sono, credo, i temi, i nodi che la complessità di questo movimento tira in ballo e sui quali ci dà, credo, la possibilità di interrogarci. Innanzitutto perché ha la caratteristica di essere un movimento che arriva nel cuore dell'Europa, nella quale dopo alcuni cicli di lotte a livello transnazionale in più paesi europei, dopo l'esplosione della crisi
dei Lehman Brothers del 2007 e del 2008 si erano dati, ma che già negli ultimi anni precedenti appunto al 2018, quello dell'irruzione sulla scena del movimento dei Gilets Jaunes, si erano di fatto, si potevano già considerare dei cicli di lotta conclusi, e in un'Europa dove sempre di più, proprio in conseguenza a questa difficoltà dell'emergere di grosse mobilitazioni sociali e di dinamiche di ricomposizione sociale, regna sempre di più la disgregazione sociale, invece un senso di solitudine, un senso di impotenza proprio di fronte alle politiche di austerità imposte dai governi, imposte da istituzioni finanziarie e monetarie internazionali, in un contesto di sempre più profondo individualismo e di sempre più profonda e diffusa rassegnazione, proprio per la difficoltà di far emergere, di costruire nuove dinamiche solidali, mutualistiche, di ricomposizione sociale. In questo contesto, nel novembre dello scorso anno, ha fatto irruzione, letteralmente, penso si possa dire, questo movimento in Francia. Come è noto, e come si è detto, e come hanno raccontato i media qui in Italia, nato dalla contestazione dell'ennesimo aumento del prezzo del carburante, anche se in realtà questa spiegazione è del tutto parziale, incompleta rispetto a quello che è proprio un programma rivendicativo del movimento dei Gilets Jaunes, che invece pone anche altre questioni che riguardano proprio la gestione, la distribuzione della ricchezza e quindi la disuguaglianza sociale, che riguarda la tassazione differente, riguarda il pagare sempre di più per i più poveri, il pagare sempre meno invece per chi è più ricco, no? E pone tutta una serie di questi discorsi qua che riguardano direttamente la ricchezza. E io credo, per arrivare un po' agli spunti che volevo mettere sul piatto prima di lasciare la parola ai nostri ospiti, che effettivamente ancora più dei movimenti che abbiamo visto subito dopo la crisi dei Lehman Brothers del 2007-2008, come Occupy negli Stati Uniti, come gli Indignados spagnoli, come le piazze contro le misure di austerità in Grecia, ancora di più questo movimento ripropone e pone la questione della lotta di classe, e io credo che questo sia molto importante, e di conseguenza penso che insieme a questo riproponga, in un contesto così complesso, in una fase così complessa come quella che viviamo, anche la domanda su cosa sia oggi la lotta di classe e soprattutto quale sia la classe oggi, no? Perché è chiaro che una composizione così trasversale, variegata e potremmo dire spuria del movimento dei Gilets Jaunes pone un interrogativo su quale sia la classe sociale di riferimento per i movimenti e per chi voglia radicalmente cambiare lo stato di cose esistente. Però, come dicevo, il fatto che i Gilets Jaunes abbiano posto immediatamente la questione sul chi è sempre più povero, chi vive delle condizioni di vita sempre più impoverite, sempre più misere a causa delle misure imposte dalle istituzioni internazionali e di conseguenza dai governi nazionali, è costretto a pagare sempre di più, anche proprio in termini di tasse, proprio concreti, materiali, mentre le elite, diciamo le oligarchie di ogni singolo anche Stato-nazione, vivono sempre di più una condizione di privilegio, di detassazione, e quindi pagano sempre di meno. Di conseguenza, è un altro spunto che volevo dare, credo che il movimento dei Gilets Jaunes abbia posto anche la questione delle pratiche di lotta, cioè di quali siano i metodi e le pratiche di lotta che oggi possano realmente, effettivamente mettere in crisi la controparte neoliberista che ha costruito appunto questo sistema di imposizione di debito, di imposizione di precarietà e di condizioni di vita sempre più difficili e sempre più dure, no? Perché ha mostrato nella pratica quello
che nelle teorizzazioni anche militanti, diciamo così, è stato molto discusso negli ultimi anni, e quella che potremmo chiamare, o che è stata definita in più occasioni, anche la forma, oltre allo sciopero nei luoghi della produzione, che comunque, adesso vi correggeranno se sbaglio, è qualcosa che ha trovato anche delle convergenze dentro il movimento dei Gilets Jaunes, quando la CGT e altri sindacati hanno provato appunto a capire, entrare dentro il movimento e appoggiarlo anche con gli scioperi, cosa che inizialmente però non si era data in prima battuta. Però sicuramente c'è la questione del blocco all'interno del, diciamo, quella che viene anche chiamata metropoli e città globale neoliberista, e quindi la questione del blocco della circolazione delle merci, che chiaramente, almeno nel ventre della bestia, che potremmo dire l'Europa che viviamo, è sempre più centrale nei processi, nei cicli di accumulazione del capitale. Oltre a questo c'è la questione, credo altrettanto interessante, dell'organizzazione di questo movimento, perché, e credo sia uno dei dati più particolari e interessanti, la composizione, cioè è un movimento composto in larga parte da persone che non provengono da esperienze militanti e che quindi alle spalle non hanno una storia di militanza politica. Però nonostante questo, e ce lo racconteranno gli ospiti stasera, si è dato delle forme di organizzazione a livello locale, ma anche a livello nazionale, quindi ha avuto la capacità di fare questo, e mentre comunque i nostri media non ne parlano più, è un movimento che ancora ha molto da dire, ancora esiste, ancora si sta trovando anche a livello nazionale. Infatti parleremo poi anche dell'ultima assemblea delle assemblee che c'è stata. Ultimo spunto, ma sicuramente non è l'ultimo, perché molti altri aspetti ovviamente spero usciranno durante la discussione, è proprio la questione dei media e anche la questione della narrazione, credo, della comunicazione su questa esperienza di lotta. Mi riferisco per esempio al fatto che la stampa internazionale, e certa stampa italiana in prima fila, soprattutto parlo della stampa, diciamo, ufficiale, e quella comunque sempre impegnata a difendere un certo tipo di gestione sociale, economica e politica della società a livello soprattutto europeo, per cui possiamo parlare di Repubblica, del Corriere e di altre testate giornalistiche anche meno note, da subito ha cercato di dipingere il movimento dei Gilets Jaunes come un movimento di razzisti, di fascisti, di antisemiti, oppure, e questo è un fatto che riguarda di più la sinistra, un movimento di partite IVA che difendono i propri interessi, quando in realtà si è visto come, da una parte, i tentativi, ne parlavo prima anche con i compagni e le compagne, i tentativi dei militanti dell'estrema destra neofascista francese, da subito abbiamo fatto molta fatica e non siamo riusciti ad attecchire nella composizione sociale del movimento, e dall'altra parte la composizione sociale di questo movimento, per quanto, come dicevamo prima, spuria, in realtà, dati alla mano, dati che si possono trovare su internet, online, è composta prevalentemente da lavoratori dipendenti e salariati, in minor parte da comunque disoccupati, precari, intermittenti. C'è anche una componente di lavoratori indipendenti e appunto le cosiddette partite IVA. Però questo penso sia un punto importante da discutere, perché non solo una certa stampa, come dicevo, ha, come dire, riprodotto questa narrazione, ma pure molte compagne e molti compagni non hanno nemmeno voluto capire in realtà in Italia cosa stesse succedendo in Francia, prendendo la via più facile di etichettare questo movimento appunto come una questione di privilegiati che vogliono difendere i propri privilegi, oppure come un movimento in sé reazionario, populista, razzista. Penso, questo è anche più un parere personale, per la pigrizia che spesso c'è in certa sinistra di volersi sporcare le mani, voler indagare una composizione sociale, diciamo, diversa da quella di alcuni
movimenti di massa rivoluzionari storici oppure da quelli che sono descritti, come dire, nei classici del pensiero rivoluzionario, ovviamente poi degenerando appunto questo approccio e questa analisi. Io passo la parola, innanzitutto chiederei a Matteo della piattaforma di inchiesta militante di appunto col suo intervento magari fare un po' un inquadramento sicuramente, come dire, più preciso e più interno rispetto a quello che ho provato a dire ora, diciamo, da cos'è successo, diciamo, da novembre 2018, quando è esploso questo movimento in Francia, fino ad oggi. Chiaramente credo non sarà in maniera cronologica, però anche con delle riflessioni rispetto a questi e speriamo anche altri temi. Intanto grazie agli organizzatori e alle organizzatrici, grazie a Radio Onda d'Urto non solo per aver organizzato questo dibattito, ma anche per aver seguito con costanza, anche, come dire, insistendo con i messaggi, per avere cronache, chiamate, momenti di racconto in diretta della mobilitazione. Ora, questo ringraziamento non è un ringraziamento di rito, non è un ringraziamento formale di pura cortesia, per una ragione molto semplice che veniva annunciata poco fa da Michele. La ragione è questa: la Francia, come sappiamo, per come dire, il simbolismo che l'accompagna, per la centralità che ha nello scenario europeo e per le lotte di classe, per le forme del conflitto sociale che ha espresso negli ultimi decenni, diciamo pure, è sempre stata oggetto di forte attenzione da parte del mondo dei compagni e delle compagne italiani. E lo è stata anche nel ciclo di mobilitazione che l'ha attraversata dal 2016, diciamo, ad oggi. Ora, di fronte all'esplosione di questo movimento, che è nato appunto il 17 novembre dell'anno scorso, questa attenzione, diciamo, è stata più particolare che in altri casi, diciamo, senza giri di parole, che è stata più timida, ecco. Sono molto contento, e penso lo siamo tutti qui al tavolo, che per fortuna ci sono ancora gruppi, radio, organizzazioni, collettivi che provano a insistere sulla capacità di raccontare un movimento che evidentemente per i suoi codici, per le sue forme, anche per il suo immaginario, ha avuto delle grosse difficoltà a passare le Alpi e a essere vissuto, osservato e attraversato dai compagni e dalle compagne in Italia. Davvero si contano sul dito di una, forse due mani, i momenti di dibattito, di discussione intorno a questo momento in Italia, e penso sia particolarmente importante discuterne questa sera qui a Brescia. Ecco, fatto questo preambolo, io ci terrei a passare molto in fretta la parola alle compagne e ai compagni della Brescia Meridionale, che sono venuti qui oggi rinunciando a stare sui rond-point, sui loro posti di mobilitazione, nelle loro assemblee per questi giorni, per venirci a raccontare la mobilitazione. Quindi vorrei solo dire alcune parole, come dire, di contestualizzazione, e poi piuttosto proporre delle riflessioni più articolate anche in scambio con gli altri, le altre ospiti. In primo luogo, appunto, come collettivo, come plateforme d'enquête militante, abbiamo attraversato la mobilitazione, come dire, non da osservatori, ecco, non come una composizione esterna di chissà quale militanti scafati che stupiti si avvicinano a chissà quale orda barbarica che improvvisamente esplode. L'abbiamo attraversata stando dentro quelle assemblee locali che anche nella regione parigina si sono formate a fine novembre. Penso in particolare all'assemblea di Rungis, l'assemblea interbanlieue di Rungis nella regione parigina, e all'assemblea Gilets Jaunes di Belleville. Ecco, a partire da questa prospettiva mi sento di fornire, diciamo, due spettri di ragionamento. Il primo è quello che vorrei proporre ora in un primo giro di riflessione, e scusate. Il primo è, diciamo, appunto, come diceva Michele, più di contestualizzazione, cronologico, diciamo. Um.
scusate. Ora appunto per provare a contestualizzare lo scoppio di questa mobilitazione, che sicuramente ha segnato una rottura, un salto di qualità, un'irruzione come veniva giustamente detto prima, bisogna dire che questa irruzione non nasce dal niente, non scoppia nel vuoto, non è lo schiocco di dita di una mobilitazione completamente inattesa. Anzi, per citare le parole di alcune persone che si sono investite improvvisamente quando appunto non avevano vissuto la politica in termini di partecipazione diretta nella loro vita, parlo di alcuni attivisti gilet-gialli, in particolare dell'Assemblée di Angis a Parigi, li cito: era una mobilitazione che inconsciamente aspettavamo e in qualche misura vivevamo da molto tempo. La citazione è tratta da un'intervista che abbiamo sviluppato, diciamo, in uno scambio di corricerca con loro nei mesi scorsi, e penso che spieghi molto bene, come dire, le attese, la maturazione, la crescita sotterranea di questa mobilitazione. Una crescita che è stata senza dubbio sotterranea, ma che ha avuto anche dei momenti di esplosione anche massificata nel periodo che precede il 17 novembre 2018. Penso in particolare appunto a un contesto come quello francese, nel quale la crisi, nei termini in cui la viviamo, come dire, dal punto di vista dei paesi dell'Europa meridionale, è stata vissuta in modo diverso ed è stata soprattutto governata in modo diverso. In particolare, quelle riforme cosiddette di austerità che hanno aggredito il tessuto sociale, la capacità d'acquisto, appunto il potere d'acquisto, per usare una delle parole chiave di questa mobilitazione, sono arrivate con, come dire, la maggiore radicalità, la maggior forza sul finire del mandato del governo Hollande nel 2016. Governo che, come forse molti e molte nel pubblico sanno, ha varato proprio negli ultimi mesi, nell'ultimo anno del suo mandato, una riforma di fortissima aggressione alle garanzie sul mondo del lavoro, nota come loi Travail. A partire da questo attacco, una gigantesca risposta di massa si è sviluppata, una risposta che ha avuto appunto forme, modalità di scontro, di organizzazione molto diverse, che andavano dalla cosiddetta nuit debout, raccontata e vissuta in Italia anche da tanti e tante compagni e compagni italiani, fino alle manifestazioni con, come dire, grossa vivacità, grossa capacità di conflitto che si formavano nel cosiddetto cortège des têtes, in particolare nelle metropoli del paese. Bene, questa mobilitazione, per quanto appunto la stampa mainstream non abbia avuto l'intenzione di inseguirla fino in fondo, si è sviluppata nel corso del 2017, ha vissuto un cambiamento qualitativo con l'elezione del governo Macron, che ha sconvolto, diciamo, gli equilibri politici, istituzionali e il cosiddetto bipolarismo alla francese che si conosceva fino appunto al 2017, e che ha completato, proseguito e aggredito ancor più il tessuto delle garanzie sociali dell'esagono. Ecco, se sottolineo da questo punto di vista due momenti molto rilevanti avvenuti appunto nella primavera del 2018, quindi pochi mesi prima l'esplosione del movimento. L'uno è lo sciopero durato più di 4 mesi degli cheminots, cioè del comparto dei lavoratori e delle lavoratrici delle ferrovie, sciopero durissimo, in alcuni momenti gestito anche a oltranza, con momenti di scontro molto radicale, segnato di fatto da una sconfitta della strategia delle centrali sindacali e dall'applicazione della riforma delle ferrovie. Questa riforma ha segnato in qualche modo un passaggio simbolo. Riformare le ferrovie in senso privatizzante in Francia, possiamo dire, diciamo, con un parallelo che evidentemente vale quello che vale, è come attaccare i minatori nell'Inghilterra thatcheriana.
questo è stato, diciamo, il passaggio avvenuto all'inizio del 2018, all'inizio dell'anno scorso. Parallelamente a questa mobilitazione, a questi scioperi selvaggi in tutto il territorio francese, altro elemento che, diciamo, anticipa, prepara in qualche misura il terreno per l'eccedenza, per la rottura, per l'irruzione del movimento dei gilet gialli, è sicuramente anche la mobilitazione giovanile, in particolare studentesca, sull'università, che ha accompagnato, si è intersecata con la mobilitazione degli scioperi ferrovieri. Mobilitazione universitaria che ha visto l'occupazione di numerosissime facoltà contro la riforma, anche in questo senso, diciamo, meritocratica, privatizzante, dell'accesso alle università francesi dalla maturità, diciamo, dal fatto. Questo, diciamo, in due parole, lo scenario nel quale l'irruzione dei gilet gialli si presenta, segnando tuttavia, come dicevo, un salto di qualità sia in termini di stanze, sia in termini di massificazione, sia in termini di forza del conflitto espresso e anche di messa in difficoltà, diciamo così, del governo, che va senza dubbio evidenziato, e sinceramente su questo lascerei la parola alle compagne e compagni che parlano tra un attimo. Cosa dire prima, appunto, di lasciar loro la parola? Ecco, quando, diciamo, questo movimento nasce sull'onda lunga dei movimenti di massa scoppiati con il governo della crisi dal 2010-11 e negli anni successivi, diciamo al tempo stesso, appunto, una cosa vera e falsa. Vera perché sicuramente nasce all'interno di una governamentalità della crisi che non è solo governo della crisi economica in un certo senso, e quando dico in un certo senso è evidentemente, come diceva anche Michele, un governo nel quale per esempio le funzioni di tassazione sono uno strumento, una strategia di scaricamento verso il basso dei costi della crisi, ma una crisi che, appunto, nel caso specifico della Francia ha preso i tratti anche del governo della crisi ecologica. La tassazione sulla benzina che è stata proposta a novembre, all'inizio novembre 2018, è stata legittimata dal governo come tassazione ecologica. Sostanzialmente, tramite la tassazione indiretta, il governo Macron, che si è sempre vantato in quanto, diciamo, centro riformista, di affrontare il tema della transizione ecologica in modo profondo, in modo forte, ha legittimato questo aumento particolarmente incidente, per l'appunto, sul potere d'acquisto e sul caro vita per i lavoratori e le lavoratrici, ma non solo, con un discorso che si pretendeva ecologista. Bene, qui vediamo come il movimento, appunto, nasce in una crisi che è ben più generale di quella che possiamo definire, appunto, crisi finanziaria, crisi economica, e che immediatamente impatta la questione della crisi ecologica. Questo è un tema che vorrei sollevare anche perché, appunto, come sappiamo, la stampa internazionale e, mi permetto, in particolare la stampa del cosiddetto centrosinistra italiano ha insistito molto nel dipingere i gilets jaunes come un'orda barbarica di provinciali che attaccava una volta a settimana la metropoli più bella d'Europa, sostanzialmente assumendo posizioni trampiane, se non talvolta addirittura naziste, perché le accuse di antisemitismo rappresentano uno stigma in questo senso. Ebbene, invece vediamo come fin dall'inizio, fin dall'esplosione della mobilitazione, il tema della crisi si è impattato nel dire: ebbene, i costi della transizione, della crisi ecologica, non devono essere scaricati tramite la tassazione indiretta sui più deboli, sui più poveri, sugli ultimi. Questo è una prima cosa che vorrei sottolineare, poi sarebbe bello discuterne, appunto, anche con gli altri. Ci sono state poi evidentemente un'evoluzione molto articolata, molto variegata, molto eterogenea. Su questo direi che nessuno ha il diritto di parola, per fortuna, per dare un nome, per apporre un'etichetta, per fornire, come dire, l'immagine di un soggetto unico ed omogeneo che animerebbe questo movimento. Ebbene, tuttavia, le evoluzioni che ci sono state, mi permetto di scandirle. Diciamo che a una prima fase di esplosione
nella quale da una parte l'occupazione dei rond-point, cioè in italiano diciamo delle rotonde o delle rotatorie a seconda del lessico che si vuole utilizzare, e la costruzione, l'auto-organizzazione di assemblee su questi rond-point che tutti i giorni, quotidianamente, non solo il sabato, organizzavano una mobilitazione, è stato diciamo un primo strumento, un primo arnese per auto-organizzare e dare densità alla mobilitazione. E in secondo luogo, mesi di novembre e dicembre, la forma dell'insurrezione urbana, la forma, diciamolo pure, anche dello scontro, dell'attacco a in particolare i grandi quartieri del lusso e della ricchezza della città di Parigi, ma non solo, penso al caso della città di Bordeaux, che è stata una delle città più vivaci, diciamo, forti nella mobilitazione, è stata l'altra arma utilizzata dal movimento, appunto. Da un lato auto-organizzazione sulle rotonde, come dire, luogo simbolo della dimensione della circolazione, da un lato della circolazione di merci e persone e luoghi di possibilità di blocco di questa circolazione di capitali, dal lato luogo simbolo di chi utilizza l'autovettura al tempo stesso come mezzo di lavoro, come mezzo di trasporto, ma anche cominciamo come mezzo per garantire la riproduzione sociale. Su questo, come dire, il protagonismo femminile che c'è stato all'inizio del movimento, e dico questo ancora una volta per smentire una serie di ricostruzioni giornalistiche e anche diciamo di idee un po' confuse che sono fatte anche in ambienti di compagni e compagni italiani, il protagonismo femminile che diceva: ma scusate, ma mi aumentate il costo della benzina, io come cacchio porto mia figlia o mio figlio a scuola al mattino per poi andare a lavorare se abito nelle zone non di provincia ma in quelle periurbane della Francia, pensiamo a chi abita nelle propaggini più lontane delle grandi metropoli di quel territorio. Bene, questo è stato un discorso particolarmente importante. A questa prima fase è seguita una risposta di, per usare diciamo un'espressione un po' forse troppo sofisticata, di rigidità assoluta del comando politico da parte del governo. La risposta del governo è stata immediatamente quella dell'istituzione di uno stato di polizia di fronte a questa mobilitazione. In primo luogo hanno ritirato la proposta di aumento della benzina, perché l'eccedenza era troppo forte evidentemente per proseguire con quel progetto. In secondo luogo, con non uno ma ben due discorsi alla nazione del Presidente della Repubblica Macron, la risposta è stata chiusura completa delle possibilità di dialogo, arresti di massa, mutilazioni, cambiamenti strutturali nelle strategie di governo poliziesco del territorio. Sono stati reintrodotti, sottolineo, i corpi di polizia in motocicletta, scenari come dire difficilmente registrabili nell'Europa occidentale, quantomeno negli ultimi anni, e appunto c'è stata una chiusura completa. Febbraio, marzo, aprile hanno segnato, di fronte a questa controffensiva potentissima da parte delle prefetture di polizia e da parte, come dire, della discorsività mediatica e politica del governo, hanno tuttavia segnato una capacità di tenuta, di rafforzamento e diciamo pure anche di maturazione, di consolidamento di alcune pratiche basilari da parte del movimento. Ripeto, tre sostanzialmente: quella dell'auto-organizzazione nei luoghi della circolazione, della produzione, della Francia periferica, semiperiferica, ma non solo. In secondo luogo la pratica del blocco stradale, ma anche non stradale, la pratica del blocco delle stazioni, delle piazze, eccetera. In terzo luogo la pratica dell'insurrezione urbana, l'insistenza sui quartieri del lusso, i cosiddetti bocchettier delle grandi città, laddove vivono i ricchi, laddove vive quel, un tempo si sarebbe detto, qualche anno fa si sarebbe detto, quell'1% che questa crisi evidentemente non vuole pagarla. Bene, queste tre forme si sono consolidate e soprattutto, poi dopo, se abbiamo tempo, qualche parola più approfondita su questo avrebbe senso dirla, si è cominciata a costituire una confederazione dei rond-point occupati, una confederazione delle assemblee, dei comitati, dei luoghi di riunione dei gilet gialli, che ha preso forma a, diciamo, nel corso del mese di gennaio, ha avuto un primo appuntamento in pieno inverno come Assi, e poi si è ritrovata altre due volte, in totale tre riunioni, appunto quella che chiamiamo l'Assemblée des Assemblées, l'Assemblea delle Assemblee dei Gilet Gialli, luogo appunto di coordinamento nazionale assolutamente orizzontale,
di reinvenzione di quelle forme di democrazia diretta che hanno caratterizzato immediatamente il movimento e che, posso dire, per riprendere ancora una volta l'introduzione di Michele, fanno un po' da trade union con le forme di mobilitazione democratica del ciclo Occupy. Il tema dell'assenza di leadership, il tema del rifiuto della leadership unificata, il tema del garantire a ogni passaggio livelli di orizzontalità di democrazia diretta reinventati attraverso, per esempio, lo strumento del mandato imperativo per la partecipazione a questa assemblea e di un doppio passaggio avanti e indietro delle informazioni e delle decisioni presa dall'assemblea sulle assemblee locali. Ebbene, questo tema è stato evidentemente avuto un'evoluzione, una maturazione anche attraverso e continua ad averla questa, diciamo, esperimento di confederazione delle assemblee locali. Oggi ci troviamo in una fase che è quella, appunto, che affronta da una parte l'estate, affronta migliaia e migliaia, ripeto, le cifre, i dati si possono facilmente trovare su internet, migliaia e migliaia di arresti, processi e, ripeto, mutilazioni. Si parla di decine di persone che hanno perso mani e occhi durante i cortei a causa dell'intervento delle forze dell'ordine. Affronta tutto questo nel corso dell'estate e tuttavia si prepara a rilanciarsi in un autunno e in un nuovo anno politico che sarà probabilmente segnato dalla riproposizione di alcuni progetti di riforma strutturale da parte del governo Macron e in particolare i due progetti di riforma di cui si vocifera al momento toccheranno le pensioni. Da un lato si parla della più grande riforma della storia repubblicana, diciamo del secondo dopoguerra, delle pensioni, e dall'altro quella della assurance chômage, cioè del sussidio di disoccupazione, che è qualcosa, come dire, che in qualche misura ha ancora a che fare con il welfare state novecentesco in Francia. Questo, diciamo, il quadro, il contesto e a grandissime linee le scansioni della mobilitazione. Sarebbe bello poi, appunto, far emergere alcuni temi fondamentali che venivano anche annunciati poco fa, ma magari lo facciamo in uno scambio più con gli altri ospiti, a cui cedo volentieri la parola. Il seguito che vi proposiamo è che i tre rappresentanti di Gilles Jeune dell'Ardèche meridionale si presentino, che spieghino rapidamente perché sono fondati sui rondò, perché sono entrati, le ragioni e quando sono entrati praticamente in questo movimento. Poi vorremmo passare una ventina di minuti, ma a pezzetti, di un film che è stato fatto sui Gilles Jeune. Vogliamo presentare questo film perché di fatto questo film nasce in Ardèche meridionale, da cui vengono effettivamente questi compagni delle Gilles Jeune, e anche perché effettivamente l'Ardèche meridionale gioca un ruolo abbastanza importante nel movimento di Gilles Jeune, perché si trova al limite di una valle che è la valle del Rodano e un luogo che è un luogo di precarietà, perché diciamo ha un'economia precaria legata effettivamente al turismo. E cioè, intorno a questo nodo qui è anche un nodo di passaggio, perché c'è l'autostrada e sono stati i punti di blocco, i primi punti di blocco sono stati qua appunto in Ardèche meridionale, che avevano bloccato le autostrade, che avevano fatto entrare la gente gratis, per questo che vorremmo far passare. Prima di tutto i tre compagni si presentano e spiegano rapidamente perché sono entrati in questa lotta. Bonjour a tous, moi je suis Alain, j'ai 70 ans, je suis au rond-point, voilà, tous les jours, depuis bientôt 9 mois. Io sono Alain, ho 70 anni e sono dall'inizio del movimento e sono sul rondò tutti i giorni. Bonjour, moi je m'appelle Margot et pareil qu'Alain, je suis sur le mouvement depuis le début, depuis le 17 novembre, et je navigue entre Privas et Aubenas. Allora, io sono Margot, abito a Privas, che non è proprio esattamente la destra meridionale, ma la destra centrale, ma viene sul rondò della destra meridionale, è una persona che lavora nel settore della sanità, e dal 19 novembre anche lei effettivamente tutti i giorni viene sul rondò. Bonjour, moi je suis Dominique, je suis rentrée dans le mouvement avant même que, enfin quand il s'est initié quoi, c'est-à-dire à partir du mois de septembre, l'appel à l'organisation de quelque chose pour le 17 novembre, donc j'ai participé à l'organisation de ça
pendant 2 mois sur l'Ardèche méridionale. Et je suis présente donc dans le mouvement depuis, je ne l'ai pas quitté. Mais je suis beaucoup moins sur le rond-point que Alain, qui lui y est depuis le 17 novembre, tous les jours, du matin au soir, hiver comme été. Et je vous dis que c'est difficile. Alice, io sono Dominique, sono del movimento prima del 19 novembre perché quando c'è stata effettivamente la prima manifestazione, però c'è stata una preparazione avanti, sono state delle manifestazioni, delle riunioni che erano cominciate nel mese di settembre, per cui dal mese di settembre per l'Ardèche meridionale io ho partecipato a queste manifestazioni, a queste riunioni, che poi si sono tradotti effettivamente per la prima manifestazione il 19 novembre. Lei dice sono da questo momento nel movimento, però non ci sono proprio tutti i giorni e vuole soprattutto ringraziare effettivamente a lei che lui c'è dal 19 novembre tutti i giorni, da mattina a sera. Poi spiegheremo un po' meglio cosa succede su questi rodò, cosa hanno provato loro, tutti i cambiamenti che della loro vita, queste cose qui, ma per il momento ci limitiamo a questa cosa qui, passiamo alcuni pezzi di filmato che io tradurrò, perché purtroppo non abbiamo la traduzione italiana, che esce fra 10 giorni. La festa ha avuto la roba avanti prima, per cui non abbiamo potuto portarla. Cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Il film inizia con lascialo correre, non c'è problema. Inizia praticamente con l'immagine di questa persona che si chiama Ruffin. Ruffin è un deputato del partito degli Insoumis che viene spesso in vacanza in Ardèche. E un giorno ha letto sul bollettino municipale di un sindaco che aveva preso posizione effettivamente in appoggio ai Gilets Jaunes, e per cui decide, decide di andare a vedere un po' cosa succede sui rondò, perché chiaramente, come qualcuno l'ha detto prima nella presentazione, i giornali parlavano di Gilets Jaunes come della gente che sono un po' razzisti, che sono un po' antisemiti, queste cose qui. Per cui decide, anche del suo partito stesso, insomma. Per cui decide di fare il giro effettivamente di tutti i rondò, quasi, per vedere cosa succede. E la cosa importante è che dà la parola effettivamente a questi Gilets Jaunes. Allora, c'è questa canzone, Dolce Francia, è una canzone molto, molto conosciuta in Francia. E allora lui l'ha giustamente la contrapposta Dolce Francia e delle cariche della polizia. Sur ma page Facebook, il y a plein de gens, des CGT, gli sta spiegando effettivamente che molti militanti dei sindacati, dei partiti di sinistra, cioè del suo stesso partito, ma anche del Partito Comunista, dicono che questi Gilets Jaunes qui sono gente un po' di destra, un po' razzista. Moi je l'ai juste dit, je vais aller voir. Je dis que je vais aller voir. Qui arriva su un primo rondò. Vous avez des revendications pour Noël? J'en ai plein. Moi aussi. Je pense que vous avez des personnes âgées, maisons de retraite.
Allora, qui c'è uno di questi, non è un gilet giallo, c'è un gilet rosso, ma di ragione che spiega effettivamente che è un precario, che cerca lavoro, che ha dei contratti a corta durata, per cui dopo si ritrova di tutto padre. Adesso sta parlando un altro che anche lui spiega effettivamente che aveva un contratto a durata determinata che poi purtroppo è stato licenziato, che gli hanno detto di andare a vedere l'interim, che ha cominciato a fare dei periodi di contratto a durata determinata, prima un po' più lunghi, poi sempre più corti, poi alla fine si è ritrovato con niente. E dice, allora, volevamo far passare questo passaggio perché questo ragazzo è quello che ha costruito le case in legno, e dice, costruendo le case in legno ho ritrovato lavoro, perché un artigiano mi ha visto fare e l'ha assunto. Allora, perché volevamo mettere questa cosa qui? Perché c'è dentro in questo movimento di Gilegione anche una creatività che non ci si aspetta dentro dei movimenti sociali, insomma, ecco, l'idea di costruire così delle case che sono spostate, che sono distrutte, che sono ricostruite continuamente. Pour me reformer dans autre chose. Et puis, j'ai pas trouvé non plus d'emploi en charpente. J'ai embossé en maçonnerie, puis la boîte a eu du mal. Mi sta spiegando che lui ha un diploma di carpentiere di legno, che lavorava in un'azienda, che l'azienda ha avuto difficoltà, per cui ha chiuso, per cui si è ritrovato disoccupato. Perché anche lui ha cominciato a fare dei contratti a durata determinata, che ogni volta si riduceva il tempo di lavoro. E dice, appunto, poi mi sono messo a costruire, si è visto che ero carpentiere, che conosco meglio, tutto, mi sono messo a costruire effettivamente le casette che avevano costruito sul Rondò. Ed è così che ho trovato lavoro, perché un artigiano ha visto il lavoro che avevo fatto. Maintenant, on est de plus en plus devant la télé, devant la console, devant chacun rentre chez soi et puis on ne se parle pas. Allora, dice anche un'altra cosa importante, per me ed è questa una cosa importante che di questo movimento, dice che effettivamente il fatto di venire sui Rondò, ho incontrato altra gente come me che prima non usciva di casa, che stava davanti alla televisione, e ci siamo parlati, e che ho conosciuto gente che viveva le stesse condizioni mie, come il ragazzo di prima, che era anche lui interinario, che aveva piccoli contratti, ed ecco, così abbiamo potuto cominciare a parlare. E questo penso che sia un elemento fondamentale effettivamente di questo movimento, che questo il fatto che ci sia su un luogo che è il Rondò, e che ci passino dalla mattina alla sera, come fa Alain tutti i giorni, ha permesso alla gente di parlare. Ci sarà un altro intervento, un altro passaggio, dove effettivamente una donna dice, avevamo vergogna di dire le condizioni in cui vivevamo. Il fatto che ci siamo trovati lì, che ci siamo trovati altra gente nelle stesse condizioni, ci ha permesso effettivamente di poterci esprimere, di poterne parlare di queste cose, più di cui non avevamo il coraggio di parlarne. Un plan per l'avenir che nous prépare Jean Pouvoir. E donc, Allora, questi sono una coppia di Gilets Jaunes dell'Ardèche meridionale, per cui colleghi dei nostri compagni qui presenti, e una coppia, è molto interessante quello che dice, praticamente, cioè, lui aveva un incidente di lavoro per cui è handicappato e non può lavorare. E lei invece ha lavorato, poi è rimasta incinta, e ha ricevuto una lettera dall'ufficio di collocamento che diceva sì, effettivamente il vostro marito è handicappato perché non può lavorare, ma voi potete lavorare, per cui gli propone di andare a occuparsi di un anziano che è a una trentina di chilometri, ma lei è incinta di 7 mesi. Come fa andare a occuparsi per 5-7 mesi, insomma. Questo per dare l'assurdità della situazione, insomma. E precisa effettivamente che fra i due, la coppia assieme, hanno tre bambini piccoli, e più lei è incinta, insomma. E anche qui
anche lei a un certo punto dirà effettivamente che nel suo frigo non c'è più niente da mangiare, insomma. Ma poi esprime soprattutto un'altra cosa molto, molto dura, e dice io sono è di origine polonese, no? Non che non si vede, però è di origine polacca, polacca portoghese, papà polacco, mamma portoghese, e dice che effettivamente ha vissuto tutta la sua infanzia nella miseria totale, e diceva soprattutto non farà così. Lui ha fatto degli studi, aveva avuto un lavoro più o meno corretto, e poi invece la situazione ha fatto che effettivamente ha perso il lavoro, che si è ritrovata con il marito handicappato perché ha avuto un incidente del lavoro, e che lei si ritrova in situazione completamente difficile. Dice: mia madre adesso che è vecchia, io vorrei aiutarla, ma non ho i mezzi. Diceva: se gli do qualche cosa a lei, sono i miei figli che non mangiano. E tutte queste cose escono fuori sui rondò. Cioè, tutta questa miseria, questo avere il coraggio di parlarne, viene fuori perché effettivamente siamo sui rondò. Cioè, prima non era mai uscita questa cosa. J'ai toujours vécu avec ma maman. Elle était dans la misère, mais dans la misère. Ecco, lì sta dicendo che la mia madre è nella miseria la più completa, e io vorrei aiutarla, ma non ho la possibilità di aiutarla. Dopo che è andata sul rondò, effettivamente il sindaco poi, dopo che ha avuto il figlio, effettivamente gli ha proposto il lavoro, e attualmente ha un lavoro. Et du coup, ma mère, on a vécu comme ça avec ma mère. Moi, je me rappelle avoir été à l'école. Sì, sì, sta parlando di sua madre, il senso di colpa di non poter aiutare sua madre che è nella miseria. Sta scrivendo questo. Des petits gosses de avec le pognon, ça fait des clubs et tout, alors que moi, je ne fais même pas. Mi ricorda un libro di qualcuno che è venuto qui a presentarlo. Spiega che quando era bambina vedeva effettivamente i figli dei ricchi che avevano le ultime marche di scarpe, di pantaloni, queste cose qui, allora che lei non aveva neanche mangiato di tutto il giorno perché la famiglia era in miseria. C'est moi qui la réponse. 7 mois et demi, e spiega effettivamente che va a cercare dal soccorso popolare, va a cercare effettivamente degli alimenti, e ci va lei perché il marito aveva vergogna, insomma, ecco, e che ci va lei, poi alla fine anche il marito si chiama, vivono sugli aiuti del soccorso popolare, che è un'organizzazione caritativa, insomma, ecco, organizzata da un'organizzazione piuttosto di sinistra, dove vanno a prendere ogni giorno di che poter mangiare per il giorno. Sì, sta dicendo praticamente se dopo di quello mia madre sono i miei figli che potranno mangiare. Ma ecco, questa è l'immagine del sindaco, che è da lì che parte il film, di fatto. Cioè, sto sindaco è un sindaco di un paesino dell'Ardesia meridionale, e sul bollettino municipale pubblica un intervento contro Macron e in appoggio ai gilets jaunes. E questo articolo è letto dal deputato, e da lì effettivamente parte effettivamente il film. Allora, il nome del film, dunque, Voglio del Sole, viene effettivamente da una frase di questa compagna, che dice che
il movimento dei Gilets Jaunes gli ha permesso, giallo del sole, gli ha permesso praticamente forse di rivedere il sole. San Julien, questo qui è il sindaco, e questo è il paesino che è una zona di montagna della Brescia. Adesso ci saranno due, ecco, questi sono due altri Gilets Jaunes che sono intervistati a casa. Uno è un lavoratore agricolo che ha lavorato tutta la sua vita, che si ritrova in pensione con 400 e qualche rotti, insomma 400 euro, e la moglie che anche lei è in pensione, che ha lavorato sempre come aiuto familiare, e anche lei insomma arriva a una pensione di quasi 600 euro, che vuol dire che i due assieme hanno un migliaio di euro. E questi sono due, un po' come Alain, siamo due pilastri dei Gilets Jaunes per quanto riguarda l'Ardèche meridionale. En tout cas, pas mal. Tout ce qui s'est gesté pour les gens, c'est toujours pas mal. Je l'ai calculé hier soir. On est loin de... Alors là, c'est 473 et 528. L'assurance le fait, parce qu'il y a 161,26. Après, il a 60. Ok, gli spiega praticamente che c'è 473 euro di pensione. E 88 centesimi. Allora, ha lavorato tutta la sua vita. È interessante vedere queste immagini, perché potete vedere la diversità della gente che partecipa a questo movimento. Cioè, qui ci sono dei lavoratori agricoli, una moglie che ha un aiuto familiare, abbiamo visto prima dei carpentieri, ecco, ci sono, per cui è una cosa molto vasta, molto diversa, ma che hanno una caratteristica comunque più o meno tutti, che vivono nella miseria. Questa miseria che è stata nascosta per tanti anni, che è stata nascosta anche dai movimenti sociali che non mettevano in evidenza questa situazione. Questa invece, siamo dalle parti di Nîmes, cioè nel sud, e questa è una signora, perché ha anche un figlio che è un po' handicappata, che spiega che per vivere va dietro il supermercato, nel pattumier del supermercato, a recuperare quello che è buttato via dal supermercato per poter mangiare. Ecco. E chiaramente cioè aveva vergogna di dirlo. A un certo punto è l'altra persona che gli sta da parte che gli spiega effettivamente che non ha il coraggio di dirlo, ma che l'aveva vista andare a fare le pattumiere del supermercato per poter vivere, poter mangiare lei e mangiare i suoi figli. Il supermercato è Sì, spiega che è madre, che ha effettivamente due figli, che non riesce a nutrirli per quello che è andata a fare le pattumiere nel supermercato. E la signora da parte quando dice sì, io l'ho vista, non avevo il coraggio di dire, ma l'ho vista, lo so che purtroppo non va a fare le pattumiere. Passa. Ecco, qui c'è un passaggio
dove effettivamente spiega, cioè Macron dice no, voi aspettate che facciate le riforme, ma non sono in condizione di fare queste cose qui, e poi esce fuori la notizia che le cap carrozze, le 40 imprese più importanti di Francia hanno distribuito ai loro azionari 457 miliardi di euro, che rappresenta più o meno la metà del debito pubblico francese annuale, giusto per darvi un'idea. Ecco, questo è un altro passaggio importante. Parlavo prima un po' della creatività effettivamente di questo movimento, anche proprio a livello, perché no, artistico. Ecco, questa cosa qui, siamo dalle parti sempre di Nîmes, nel sud qui della Francia, e passando su un rondò, Ruffin vede effettivamente questa pittura, insomma, allora dice ma chi è? E dice, beh, il nostro mascotte, il più vecchio, un po' come Alain. E per cui abbiamo deciso, perché è stato lì dall'inizio, perché è sempre lì, abbiamo deciso di dedicargli questa enorme pittura, dove si vede effettivamente questo gilet jaune, che è uno dei primi, che è sempre lì tutti i giorni. Ma sono pas La cosa interessante che dice che perché chiaramente i rondò sono spesso in periferia, sono presso nelle zone commerciali, queste cose qui, ed è interessante di vedere che allora che sono le pubblicità, che sono tutte queste cose orribili, di cadere così su questa visione bellissima di questa bellissima pittura di un vecchio operaio che è sui rondò. C'est Marcel qui dit ça. Et donc, du coup, dans un lieu de publicité, on vient mettre un tableau, un beau tableau. Ruffin sta dicendo ovviamente che finalmente vede qualche cosa di bello invece di delle pubblicità che si vedono effettivamente nei centri commerciali. Questo è un altro passaggio interessante. Allora, siamo di notte, siamo, non mi ricordo più esattamente dove, e voi vedete questa signora, che sembra una signora normale, che vanno a rubare come si dicono in italiano, quelle cose in plastica per fare quelle deviazioni. Transenne. E le transenne, ma anche sai, i plo in plastica, i coni in plastica. E di fatto fanno, nella notte, fanno delle razzie sui cantieri di queste cose qui, per poi la mattina, si vede già dopo, la mattina hanno bloccato le entrate dell'autostrada, hanno fatto saltare tutti, cioè smontano, lui potrebbe, Alain potrebbe spiegarvi meglio, in 5 minuti si può togliere la barriera per far entrare gratis e togliere anche il sistema di controllo, perché questi stanno rubando questi pro e queste transenne, poi la mattina bloccano le entrate così che tutta la gente può entrare gratis. E Ruffin sta spiegando che in questo viaggio che ha fatto per tutta la Francia mi sono risparmiato centinaia di euro perché non ho mai pagato le autostrade che erano tutte gratis. Ecco, ma è interessante questa signora, una signora che lavora, è indipendente, anche lei ha un aiuto familiare, ecco, però non ce la fa più perché giustamente quando si parlava effettivamente dell'aumento della benzina, visto che siamo in zona rurale, visto che non ci sono più i treni, visto che non ci sono più i trasporti pubblici, è obbligata di utilizzare la sua macchina. Per cui un aumento, sotto la scusa dell'ecologia, della benzina, è praticamente, vuol dire rendere impossibile alla gente del settore rurale di spostarsi, molto chiaramente, è questo che vuol dire. Perché la cosa che va detto, cioè ne aveva parlato un po', aveva accennato sulla riforma delle ferrovie dello Stato, ma bisogna sapere che qualche mese prima non sono state annunciate la chiusura di 3.000 stazioni, e per cui la soppressione effettivamente di più di 1.000 linee, che chiaramente sono tutte nel settore rurale, e un mese dopo si annuncia l'aumento della benzina. Lì arriva la notte che stanno appunto. Sì, sta parlando anche che si sono formate delle coppie sui rondò la notte. L'ultimo. Sì.
individuellement, mais très facilement avec une nana, on a parlé de choses super intimes. Et là, il n'y avait pas. Lei è uguale a una persona che ha dei lavori in statuari e spiega effettivamente che quando è arrivata sui Rondò ha potuto parlare effettivamente la prima volta dopo anni che viveva in condizioni difficili, è la prima volta che ha potuto scambiare con altri sulla situazione effettivamente che viveva e scoprire che tanti altri vivevano e poterne parlare. Ecco. Ed è l'ultima persona che è stata intervistata e poi finisce con la canzone Gilet Jaune del sole, la lasciamo un po' in alto. E dopo aver visto questi estratti di questo documentario che i compagni dell'Ardèche ci tenevano a mostrare alcuni passaggi, io penso che uno degli aspetti più importanti e più interessanti che sottolineava anche Enrico, no? È di vedere come appunto persone, soggettività che non avevano magari mai avuto, come si diceva prima, a che fare con la politica come dimensione di partecipazione attiva, diretta, anche comunitaria e di condivisione nei momenti di lotta, appunto alle rotonde, ai rondò, eccetera, hanno trovato un cambiamento importante e significativo proprio nella loro vita e anche nelle relazioni con le altre persone, nel trovare un'occasione di scambio, no? di poter uscire dall'individualismo imposto dalla società nella quale viviamo e invece trovare una dimensione di comunità in cui invece trovare le altre persone con cui mettersi insieme e parlare. E secondo me emerge anche in alcuni altri aspetti che ci traducevi delle interviste, come proprio, lo diciamo spesso anche di lotte qui in Italia, come un esempio può essere quella del movimento Notav della Val di Susa, no? Come proprio all'interno del costruirsi, del praticare, del fare la lotta, si crei anche il programma, no? E la costruzione delle pratiche, dei metodi, che proprio nelle assemblee, nella discussione, nella condivisione si crea e si costruisce la lotta e quello che la lotta e la direzione che la lotta deve prendere. Quindi adesso magari chiediamo ai tre compagni dell'Ardèche, al compagno dell'Ardèche che sono qua, un po' anche cosa ha significato per loro entrare a far parte di questo movimento, magari come è successo e però anche nella loro esperienza cosa ha cambiato rispetto alla condizione che vivevano prima. Par rapport à toutes les choses qui ont été dites, que vous avez pu voir dans le film, ça nous paraissait important de reprendre la question de l'histoire du mouvement, c'est-à-dire comment il est né, alors appliqué à notre zone, mais qui ressemble quand même à ce qui s'est fait ailleurs. Par rapport aux choses vues dentro del film, ci sembra importante di parlare effettivamente come è nato, come si è sviluppato a nostro livello, ma che è un livello che si può mettere in riferimento alla nostra nazionale, come noi ci siamo trattenuti, cosa ci abbiamo vissuto, è un po' la storia del movimento nella testa regionale. Concrètement, je l'ai dit tout à l'heure, le mouvement s'est lancé bien avant le 17 novembre. Il y a eu en gros 2 mois de préparation. Ça a démarré, et je veux le dire parce que beaucoup de choses en fausse ont été dites dès le démarrage du mouvement, notamment avec les accusations sur l'extrême droite. Donc ça a démarré par une femme, Priscilla Ludowski, qui a lancé une pétition axée autour de l'augmentation des prix en général. È très argumenté. Allora, ci tengo a dire effettivamente, come l'ho detto prima, il movimento del 19 novembre nasce 2 mesi prima e nasce grazie a una donna
una donna che fa una petizione molto molto dettagliata effettivamente, contro l'aumento effettivamente del gasolio sotto la scusa della ragione ecologica. Dès le début, dans cette pétition, Priscilla argumente et explique en quoi c'est incompréhensible et inacceptable de faire payer aux plus pauvres un soi-disant projet écologique. Et elle met en avant dans cette pétition tout de suite les contradictions du gouvernement qui sont de soutenir des entreprises de forage pétrolier, qui sont de soutenir le nucléaire, etc. etc. Ah, in questa pétition que fa Priscilla, questa donna, spiega molto bene che è completamente assurdo e contraddittorio di voler far pagare effettivamente ai poveri una teorica trasformazione ecologica. In Francia è la parola che ormai è di moda, è la transizione ecologica, sì. In tutte le riforme, ma anche a livello di un comune, di una provincia, si parla sempre di transizione ecologica. Ecco, di far pagare qua un certo pseudo transizione ecologica a dei poveri e mettendo l'accento sul teoricamente che il gasolio inquina, allora che le società chimiche, le società in generale inquinano in modo eccezionale e non se ne parla mai. Cette pétition a eu très vite plus d'un million de signatures. E questa petizione in poco tempo ha avuto più di un milione di firme. Donc je fais partie des premières de ces millions-là. Et à peu près en même temps, une autre initiative est née, complètement différente, venue de deux chauffeurs routiers, dont un est connu, qui est Éric Drouet, et son copain de boulot, quoi, qui était chauffeur routier avec lui, qui est décédé depuis. Eux, ils ont lancé sur les pages Facebook, sur les réseaux sociaux, une expression de ras-le-bol pour dire on en a marre. Vous voulez exprimer votre ras-le-bol, vous mettez votre gilet jaune, parce que c'est quelque chose que tout le monde a dans sa voiture, parce que c'est obligatoire, vous mettez votre gilet jaune sur le tableau de bord pour montrer le ras-le-bol. L'altra iniziativa, più o meno allo stesso tempo, viene da due camionisti, di cui uno purtroppo è morto da allora. E questi camionisti dicevano, siamo stufi, un ras-le-bol, come si dice in francese generale. Allora, come possiamo esprimerlo? Esprimiamolo con una cosa che tutti abbiamo, che è il gilet jaune, che è obbligatorio nelle macchine francesi. Ecco, allora diciamo, per farle vedere che non siamo più d'accordo, che siamo stufi, mettiamo questo gilet jaune in evidenza, se lo si mette davanti, sul cruscotto davanti. E on s'est retrouvé tout de suite avec des gilets jaunes sur leur voiture, partout, partout, partout. E la cosa sorprendente, che faccio parte di quelli che avevamo messo, ci siamo accorti che praticamente dappertutto tutti avevano messo il gilet jaune sul cruscotto. Cioè, se quando si andava in giro per le strade, tutti avevano sul davanti la macchina, avevano il gilet jaune sul cruscotto. Du coup, c'est Priscilla Ludowski et Éric Drouet, son compagnon, se sont rencontrés. Ils se sont dit que ça se rejoignait, que leur démarche se rejoignait, et c'est ensemble qu'ils ont invité à la journée du 17 novembre. E queste tre persone, così può dire, si sono incontrate, ne hanno discusso e hanno lanciato assieme effettivamente questa idea della prima manifestazione il 17 novembre. Perché è importante dire effettivamente che c'erano già due mesi di discussione, di incontri che succedevano nei paesi, nelle città, nei quartieri, dappertutto. E questa giornata del 17 novembre è stata appelata su dei rond-points. Ce qui était tout à fait original, mais qui était le lieu où tous ces gens-là passaient tous les jours en allant au boulot et en amenant les enfants à l'école, etc. Et oui, et symbole de la politique qui tourne en rond. Et alors, dice, perché sono stati i rondò? I rondò perché effettivamente tutti passano per i rondò. Quelli che vanno al lavoro, quelli che portano le mamme, che portano i bambini a scuola, queste cose qui. E per soprattutto c'era anche un altro veramente, l'idea della politica che gira intorno e che non produce niente. E l'idea era di dire, on en a ras-le-bol, le 17 novembre on bloque tout. Vu le nombre de gens qui avaient signé la pétition, vu le nombre de gens qui manifestaient leur adhésion à cette idée avec les gilets jaunes sur les voitures, on savait que ça serait un moment fort, on se doutait, on espérait.
Allora, visto il numero di persone che aveva firmato effettivamente la petizione, visto anche il numero di gilegioni che si vedevano sulle macchine, avevamo pensato che questa prima giornata sarebbe stata positiva. Et tout s'est organisé pendant deux mois par la création, alors spontanée, c'est-à-dire c'est des gens qui avaient signé la pétition, c'est des gens qui communiquaient avec l'appel au 17 par des pages Facebook. Il s'est créé des pages Facebook partout en France, de gens qui, à deux, à trois, à quatre, petit à petit, se sont regroupés autour de ces pages Facebook pour organiser le 17 novembre. Et c'est ainsi qu'à travers les mezzi de communication, in tutte queste collettive, in tutte le città, in tutte le province, così si sono organizzate delle pagine Facebook per organizzare, per due mesi che c'è stato tutto questo lavoro, per organizzare praticamente la giornata del 17 novembre. Et à un moment donné, effectivement, dans ces deux mois, quelques personnalités d'extrême droite ont affirmé que voulu rejoindre ce mouvement et l'ont un peu revendiqué. Et c'est cette partie-là des choses qui a été mise en avant par le gouvernement, par les médias, par les partis de gauche aussi, je veux dire, par les syndicats, pour dire que c'était un mouvement d'extrême droite, alors que ça a été une tentative de récupération qui par ailleurs a échoué. Allora, in questo periodo, di questi due mesi, in cui tutto si stava preparando, che effettivamente delle personalità della destra, anche dell'estrema destra, avevano detto che erano d'accordo con queste rivendicazioni e tentavano anche di recuperare il movimento. Ed è queste dichiarazioni fatte da tre o quattro persone, ovviamente con personalità politiche, in questo periodo, che sono state poi utilizzate da Macron, ma utilizzate da tutti i media per dire che questo movimento era razzista, che era xenofobo, che era antisemita. Ma non solo, anche gli stessi organizzazioni di sinistra avevano utilizzato queste dichiarazioni per dire no, noi non aderiamo perché non vogliamo essere messi insieme con la destra. Tengo a precisare, faccio un'aggiunta. Quel giorno lì c'era stata una dichiarazione della CGT, del sindacato più importante, che per rilanciare il movimento dopo il periodo dell'estate aveva indetto una manifestazione il 19 novembre, che si è tirata indietro quando ha visto che i gilets jaunes avevano scelto la stessa data e che c'erano state queste dichiarazioni di alcune personalità politiche. Ed è la cosa che dice effettivamente Ruffin, perché dice anche nel mio partito c'è la gente che dice che è gente di destra, io non ci credo, voglio andare a vedere. Ma è vero che la stessa sinistra, la stessa CGT che aveva indetto una manifestazione quel giorno, si è tirata indietro dicendo no, lo facciamo, andiamo in piazza per fascismo. Le 17 novembre, on s'est retrouvés très, 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 très nombreux sur tous les ronds-points. À Orona, tous les ronds-points ont été occupés, bloqués, et avec une solidarité importante de la population, des camionneurs, tous les chauffeurs, etc. Tout le monde était solidaire. Bon. Ce qu'on s'est rendu compte très vite, c'est qu'on ne se connaissait pas, on était tous différents, on était venus d'ailleurs, on ne s'était jamais vus nulle part. Il 17 novembre, per esempio, nella Valle Meridionale a Aubenas, che c'è una cittadina di una ventina di migliaia di abitanti, ma che è un centro di tutta la bassa Ardèche, cioè, tutti i rondò, si sono trovati tantissima gente, tutti i rondò sono stati bloccati. La popolazione scendeva per dirgli che era con noi queste cose qui. E la cosa che abbiamo scoperto, al di là del numero, è che non ci conoscevamo. C'è tutta una serie di gente che non avevo mai visto, bisogna dire che Dominique, a differenza forse degli altri, è in politica da tanto tempo, ma però stavo dicendo, l'ho detto prima di lei, ma voleva dirlo, l'ho detto prima io. La cosa più importante è che effettivamente non ci si conosceva, eppure abitavamo la stessa città, perché era una cittadina che c'erano meno di 20.000 abitanti, in cui bene o male quasi tutti si conoscono. Diceva che un appoggio molto importante è venuto dai camionisti che si sono subito solidarizzati, forse anche perché due dei leader avevano già espresso la loro politica. Alors Enrico a un peu dit la suite de ce que je voulais dire. Alors, dico un po' anticipato, c'è Enrico anticipato. Parce qu'effectivement, je dis qu'on ne se connaissait pas parce que moi je suis
été militante, syndicale, politique, enfin, dans beaucoup de choses, de féministe, enfin tout ça. Et je dois dire que j'ai eu beaucoup de mal avec les gens de les gens que je connaissais bien, avec qui j'avais fait toutes les grèves, toutes les luttes au Parlement, etc. J'ai eu beaucoup de mal avec eux particulièrement, parce que effectivement, tout ce beau monde est quand même habitué à l'entre-soi. Dice, io sono, come dice Enrico, sono una vecchia militante politica, sindacale, ho fatto tutte le manifestazioni, tutto, sono una vecchia militante femminista, che ho creato quando siamo conosciuti 30 anni fa i movimenti comunisti in un'altra regione. Dice, il mio grosso problema è che ho avuto delle enormi difficoltà con tutta la gente che conoscevo, quelle con cui avevo fatto 20-30 anni di manifestazione, che sia nel sindacato, nel partito, nei movimenti femministi, ho avuto difficoltà con loro e ho scoperto, andando sul Rondò, perché io dall'inizio c'ero un tribunale, ho scoperto un sacco di gente che non conoscevo. E dice, ho capito che il movimento sindacale come movimento politico era una cosa fra gente che si conosceva, insomma, che non usciva mai da quel cerchio. Le rivendicazioni, très vite, on a occupé 17 novembre, on est resté. On n'est plus parti, quoi. Les gens sont venus, sont sortis, on dit on reste. Donc, à partir du 17 novembre, on est resté sur les ronds-points et on a dit on bloque jusqu'à ce qu'on gagne. Bisogna dire che quando c'è stata quando è stata indetta la giornata del 17 novembre non era previsto che ci si restasse, era una data che era stata data di bloccare così. Però quando siamo arrivati sul Rondò, visto la quantità che eravamo, ci siamo detti da qui non ci muoviamo più. Ed è così che effettivamente sono rimasti sul Rondò da allora e ci sono ancora oggi. Il faut dire que alors pour les gens qui étaient sur les ronds-points, c'était très varié, c'est-à-dire qu'il y avait à la fois beaucoup de travailleurs. J'insiste sur un point que depuis le début, et c'est toujours le cas, énormément de femmes, ce qui n'est pas le cas dans les syndicats, ce qui n'est pas le cas dans les organisations politiques. Donc toutes les femmes qui travaillent dans le secteur de la santé, que ce soit infirmière ou aide-soignante, toutes les femmes qui travaillent dans l'aide à la personne, dans les écoles, etc., en avaient énormément, et dans les métiers précaires, qui étaient présentes et qui ont joué tout de suite un rôle très fort dans le mouvement. La cosa che ho notato subito dice, quando sono su queste rondò è che prima di tutto erano tutti lavoratori, la maggior parte la gente che lavorava. E per esempio la seconda caratteristica erano le donne. Subito abbiamo visto che se eravamo maggioritarie, eravamo diciamo, la componente principale, e soprattutto erano donne che vengono dal settore della salute, per esempio dall'infermiera, all'aiuto familiare, queste cose qui, e quindi abbiamo, lei diceva, io non l'avevo mai visto così tante donne, allora che sono del movimento femminista. Cioè. Beaucoup d'artisans, de petits commerçants, de personnes qui ont été poussées à être auto-entrepreneurs. C'était pas forcément un choix pour pouvoir survivre, pour créer une entreprise, pour pouvoir vivre, pour être salarié. Beaucoup de ces personnes-là étaient présentes sur le rond-point dès le début. Ora, altre persone, altre componenti sono piccoli artigiani o commercianti. È stata, bisogna dire, faccio una parentesi, in Francia con Sarkozy è stata creata quella che in Italia si chiamerebbe la partita IVA. Prima non esisteva, da noi si chiama auto-entrepreneur, ma è stata creata la partita IVA. E c'è stata molta gente che è molto meno rispetto alla come si chiama l'Italia. L'Italia ha 8 milioni di partite IVA. Diciamo. In Francia siamo intorno a 1 milione, nonostante siano ormai 10 anni che esiste, siamo intorno a 1 milione, 1 milione e 2 di partite IVA che si chiamano auto-entrepreneur. Ma è tutta gente che ha creato, non perché voleva creare la piccola impresa, ma perché io, l'ufficio di collegamento, perché l'amministrazione li ha obbligati a mettersi in partita IVA, esattamente in auto-entrepreneur. È tutta gente per cui che non ha diciamo, la visione degli imprenditori, queste cose qui l'ha fatto perché non era solo modo per vivere. Donc on retrouvait à la fois des salariés, hein, on avait pas mal de salariés du secteur de la santé, il y en a, on n'a pas de grosses industries, mais beaucoup de salariés de la santé notamment, et tous ces gens qui en fait sont exclus du salariat, en fait, et qui ont des petits boulots, qui sont soumis à une précarité quotidienne pour survivre, ou qui sont chômeurs.
Però dicevo, da noi era, ovviamente sono salariali, il settore della salute era sovrappresentato perché effettivamente nella nostra regione non ci sono grandi industrie e per cui il primo datore di lavoro, per esempio, a Modena è l'ospedale. Insomma. E poi c'è tutta la gente che è stata esclusa dal salariato, per cui lavoratori precari, disoccupati, queste cose qui. Ma l'80% era comunque gente, come è stato detto anche a livello nazionale, era gente che lavorava. E beaucoup de retraités. E molti pensionati. Qui ce n'era uno, abbiamo visto un altro effettivamente nel film. Quand on a décidé de rester le 17 novembre, ce jour-là il pleuvait énormément, il faisait froid. Tout de suite est venue l'idée des cabanes. C'était la troisième idée populaire d'enfance. Ben, qui n'a pas construit une cabane en étant enfant, quoi. Donc après le gilet jaune et après le rond-point, la troisième idée c'était construisons nos cabanes, on s'installe, c'est chez nous. Voilà, le 17 novembre, il faisait froid, pioveva. E nel momento in cui abbiamo deciso di restare, beh, per restare bisognava proteggersi e ripararsi, per cui abbiamo costruito praticamente le capanne in legno. E dice è il terzo elemento, cioè il gilet, che lo portavano tutti, il rondò e la capanna, perché tutti abbiamo fatto quando eravamo bambini una capanna, anche un modo per ritornare un po' alla sorgente, l'idea di costruire una capanna e potersi riparare. E il pouvoir ne si è pas trompé, parce que ces cabanes, elles ont été toutes détruites. Et on les a toutes reconstruites. Sur le rond-point de Millet, on a reconstruit 8 fois des cabanes. Elles ont été détruites 8 fois par les forces de l'ordre envoyées par le gouvernement. E dice il potere non si è sbagliato, ha capito che la capanna aveva un ruolo molto importante e tutte le capanne sono state distrutte. Lo vediamo anche nel film, quando sta costruendo la capanna, il giovane che dice ho trovato la donna per trovare la capanna, di fatto stanno ricostruendo una capanna che era stata distrutta, allora la ricostruiscono in un altro posto. E nel caso per esempio di Obenà, 9 volte le capanne sono state distrutte, 9 volte le capanne sono state ricostruite. Pour continuer sur le développement, donc on est toujours en 2018, là, le 17 novembre, et le mouvement n'a fait que s'amplifier. Le samedi ont été décidées des manifestations à ampleur nationale à Paris. Pourquoi? Parce que les syndicats n'ont pas fait d'appel à la grève. Nous nous sommes retrouvés, et ça je veux quand même le dire, on avait beaucoup de salariés dans le mouvement des Gilets jaunes qui ne connaissaient rien à leur droit, aucune idée du droit syndical, aucune idée du droit de grève, et qui étaient prêts à se mettre en grève comme ça. Il a fallu qu'on les alerte, qu'on interpelle les syndicats pour qu'il y ait un appel à la grève qui n'est jamais venu. Alors, dice, ne avevo parlato un po' all'inizio. Dice, perché effettivamente siamo rimasti? Siamo rimasti sul rondò perché il sindacato non ha chiamato lo sciopero. In questi 2 mesi di preparazione, come l'avevo detto, la CGT aveva visto una data che poi non l'ha messa in pratica, hanno continuato a domandare effettivamente che ci fosse una dichiarazione di sciopero. Ricordiamo che 80% della gente che era lì, la gente che lavorava e che non conosceva al limite i suoi diritti, cioè, nonostante le continue richieste del sindacato che dichiarassero uno sciopero generale, loro non l'hanno fatto per quello che non sono restati più lontani. Et puis, de ce côté, alors, c'est vrai que le mouvement s'est dit tout de suite, le mot qui était utilisé c'était apolitique. Et on a pas mal discuté sur les ronds-points pour dire qu'est-ce que ça veut dire. Beaucoup de gens de l'extérieur, enfin, qui n'étaient pas impliqués, disaient apolitique, en fait ça veut dire de droite. Quoi. Mais quand on discute avec les gens, quand ils disent apolitique, en fait ça veut dire c'est la logique des partis qu'on ne veut plus. On est dans la suite du développement de l'abstention à toutes les élections depuis maintenant des décennies, et c'est toutes ces personnes qui ne votent plus ou qui sont déçues par leur vote qui disent bon, ben maintenant ça suffit, c'est autre chose qu'il faut trouver. Alors, questo movimento si è dichiarato apolitico. Dice, abbiamo molto discusso sui rondò di cosa voleva dire apolitico. Apolitico in generale si pensa è uno di destra. Però nella discussione che abbiamo avuto noi sul nostro rondò come altrove, ci siamo resi conto che per noi apolitico, per quella gente lì, per tutta questa gente che era venuta sui rondò, apolitico voleva dire non
che non si facesse politica. Apolitico voleva dire non vogliamo più della logica dei sindacati, non vogliamo più della logica dei partiti, insomma. E si iscrive nella logica dell'assenteismo alle elezioni. Cioè la Francia, voi gli italiani state arrivando, cioè, la Francia alle ultime elezioni presidenziali, alle ultime elezioni siamo di sotto del 40% della gente che vota. E se poi si tenesse in conto, se si tenesse in conto anche quelli che non sono iscritti, si scende ancora di più. Per capire, Macron è stato eletto con 16% di quelli che hanno diritto al voto. E qui dice, non siamo nella politica, siamo nel rifiuto del sistema partito, nel rifiuto del sistema sindacale, ma questo non vuol dire che non facciamo politica. Siamo nella continuità di questa gente che non va più a votare, perché non ci crede più. Il y a eu un moment très difficile en fin 2018, c'est que le mouvement montait, et les chauffeurs routiers étaient prêts à se mettre en mouvement avec nous, vraiment. De la même manière, du côté des forces de l'ordre, ça a commencé à vaciller, parce que la répression était en route, et à ce moment-là, les syndicats, tant routiers que des forces de l'ordre, ont signé des accords avec le gouvernement, ils ont eu des acquis, et ont laissé tomber et ont lâché le mouvement des Gilets jaunes. Oui, une phrase très importante, c'est ce que dit Dominique, c'est il movimento è stato in continua aumentazione fino verso la fine dell'anno. Allora che il sindacato non aveva mai chiamato lo sciopero, c'era molta tensione soprattutto nei camionisti. I camionisti minacciavano di bloccare tutto e vista la repressione, visto gli scontri che c'erano stati e tutto, anche all'interno delle forze dell'ordine ci cominciava a essere tensione. Lì, in questo momento critico, i sindacati, la CGT e gli altri sindacati firmano un accordo con i camionisti per aumenti salariali, perché per cui li fanno uscire completamente dalla lotta, e dall'altra parte il sindacato dei poliziotti e il governo dà delle aumentazioni degli acquisti sociali effettivamente ai poliziotti. Ma è stato un momento critico e abbiamo anche lì sperimentato il gioco dei sindacati, soprattutto in un momento che c'erano anche altri settori, c'era anche il settore della sanità, se ricordo. Il momento in cui se fossero entrati dentro in lotta questi qui avessero bloccato tutto il paese, sarebbe stato diverso. Il gioco del sindacato che firma un accordo separato solo sul settore. Alors je précise que dans le mouvement des Gilets jaunes, depuis le début, nous avons beaucoup de syndiqués. Et que localement, en tout cas à Aubenas, mais ça s'est fait dans beaucoup d'endroits, nous avons beaucoup d'actions communes avec les syndicats locaux. Par exemple, chaque fois qu'il y a eu c'était la grève nationale du 5 février, on a fait des tracts d'appel communs, syndicats et gilets jaunes. Pareil en mars, il y a eu les grèves nationales, on a fait des appels communs. De la même manière, avec les mouvements écologistes, les marches climat et tout ça, on a fait des appels communs et on a participé massivement à ces actions-là, même bon, nationalement, on n'était pas forcément à l'initiative. Cioè, tieni a precisare che però questo non vuol dire che non ci siano relazioni fra Gilets Jaunes e sindacati, ma sono piuttosto delle situazioni locali. Per esempio a Aubenas ci sono state due dichiarazioni di sciopero a livello nazionale in febbraio e in marzo. I sindacati a livello locale hanno chiamato lo sciopero con i Gilets Jaunes, hanno fatto documenti comuni, e anche con il movimento ecologista a livello locale ci sono effettivamente delle relazioni. Il problema è che a livello nazionale le confederazioni continuano a giocare il loro proprio gioco. Il problema è aussi, per completare ce che tu viens di dire, è aussi la faiblesse delle sezioni sindacali maintenant dans les entreprises. Il problema aggiunge effettivamente, il problema è anche che a livello delle imprese, soprattutto nel settore privato, i sindacati oggi rappresentano molto molto poco. Per dare un'idea, il tasso di sindacalizzazione in Francia è meno del 6%, che vuol dire il più basso d'Europa, ma il 6% a livello generale è piuttosto dell'8-9% nel settore pubblico e meno del 4% nel settore privato. Je ne vais pas faire tout, mais juste de quelques points aussi par rapport à des choses qui ont été dites tout à l'heure. Alors, je n'ai pas forcément tout compris, mais un petit peu. Concernant l'organisation, du début, chaque personne qui était là individuellement. Qualche précision rispetto a quello che è stato detto prima, perché non ho tutto capito, ma bon. Riguardo l'organizzazione, dice tutti quelli che sono venuti venivano a livello individuale. Et c'était très fort, c'est-à-dire que
toutes les personnes qui venaient voulaient que leurs paroles soient entendues. Elles ne voulaient pas qu'elles soient noyées dans une parole collective qui n'était pas la leur, d'où la méfiance par rapport aux organisations déjà existantes. D'accord, tu dicevo che tutti quelli che sono venuti, quando parlavano, parlavano a livello individuale, lo volevano anche se erano sindacalizzati, anche se erano appartenenti a un'organizzazione politica, non volevano confondere la loro parola con la parola della loro organizzazione, parlavano a livello individuale. Donc on est tout de suite allé sur des fonctionnements très directs, avec des réunions sur les ronds-points où on parlait de tout, des revendications, des actions à mener, etc. Mais où chacun a exprimé son truc et aucune décision ne s'imposant à personne. Il fatto che eravamo sempre tutti i giorni sur l'endroit ha portato ovviamente che continuamente discutevamo di tutte una serie di temi e tutto si votava in assemblea. Nessuna decisione era presa al di fuori dell'assemblea del mondo. E ça dure jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire que nous, par exemple, sur notre zone, nous avons des ronds-points avec des choses qui se décident sur les ronds-points qui sont locales. Nous avons des assemblées générales qui sont plus dans les choses communes qu'on peut mener ensemble, des choses plus ambitieuses qu'on peut organiser, mais rien ne s'impose à personne. Et puis, il peut y avoir quatre gilets jaunes à un moment qui décident ensemble d'aller mener une action. La seule limite, mais à laquelle on n'a pas été confronté vraiment, ça serait que ce soit contraire aux valeurs du mouvement. Hein, à ce moment-là, on dénoncerait, pas présenté, pour l'instant, tout est resté cohérent. Dice che questo tipo di organizzazione continua ancora oggi, che tutto è discusso, che tutte le azioni sono prese in modo assembleare, poi niente impedisce che effettivamente un piccolo gruppo decida di fare una cosa propria, basta che sia nella logica e nella linea effettivamente che è stata data dall'assemblea. Cioè, fino adesso non abbiamo avuto nessun caso di prese di posizione, di azioni che erano di fuori dalla nostra logica. Se dovesse succedere lo denunceremo subito come non riconoscendoci in questa posizione. E giusto precisare, perché ça a été parlé des assemblées à Commercy, à Saint-Nazaire, tout ça, c'est une forme d'organisation. Mais il y en a d'autres. Et qui compte tout autant. Tout le monde ne se retrouve pas dans cette forme-là. Et l'enjeu, souvent localement, c'est d'arriver à faire que tous ces gens qui sont demandeurs de formes d'organisation différentes avancent ensemble. Si è parlato prima effettivamente dell'assemblea delle assemblee, tengo a precisare che questa è una delle forme di organizzazione, ma non è la sola. Ci sono molti rondò che non riconoscono questa organizzazione come sola organizzazione, che vogliono discutere eventualmente della possibilità di mettere in piedi altri tipi di organizzazione. C'è questa, ma non è sola e non rappresenta l'insieme di Gilles. Et là, comme je trouve que ça fait longtemps que je parle, soit vous voulez rajouter quelque chose, soit vous vaut mieux que vous posiez des questions et qu'on en parle. On s'est retrouvé sur le rond-point, on a retrouvé une solidarité, on ne connaissait personne en arrivant. Et là, on a allié suivant les personnalités, on a allié des liens d'amitié. Dice che effettivamente per me è stato un momento di incontrare altra gente, di trovare altra gente che era solidale con me, di poter parlare, e per me già era una cosa molto molto importante. E chacun au rond-point a trouvé sa fonction, come disait Dominique, certains dans les actions à l'extérieur. Moi c'était plutôt au niveau du rond-point, après la construction des cabanes. J'ai un fondant aménagé, donc tous les jours au rond-point, je faisais manger à ceux qui n'ont pas les moyens
financier pour se nourrir. Voilà, on fait du social aussi, voilà, c'est important aussi. E che ognuno ha trovato nella discussione il suo ruolo, chi faceva azioni all'esterno, chi andava in altri luoghi. Io ho trovato la funzione, per esempio, effettivamente di fare mangiare per la gente che non aveva abbastanza da mangiare, per cui tutti i giorni vengo, preparo tutto perché faccio da mangiare e la gente che ha bisogno di mangiare viene a mangiare sul loro posto. Oui, au début, surtout quand on allait dans les cabanes, il y avait beaucoup de gens qui apportaient à manger, qui donnaient un peu, qui déposaient des dons. Voilà, là, c'est un peu diminué avec l'été, il y a beaucoup moins de monde. Les gens pensent aux vacances, au jardin, tout ça, voilà, c'est plus... Il faut ricordare effectivamente que all'inizio c'era moltissima gente qui veniva sui rondò e che portava della roba da mangiare, frutta, verdura, c'è un po' di tutto, e che proprio bisognava organizzare la distribuzione di queste cose. Cioè, oggi siamo in piena estate, la gente è partita in vacanza, c'è un po' meno quello che è potuto venire perché effettivamente c'è un po' di roba. Però c'era tutta questa organizzazione a mettere in piedi del fatto che c'era chili e chili e chili di roba che arrivavano tutti i giorni. Voilà, après les vacances, on espère que les gens vont se remotiver, suivant avec les nouvelles lois que Macron nous prépare, avec toutes les privatisations, tous les liens sociaux qui vont disparaître, avec les fermetures de trésorerie, de maternité, la privatisation des barrages, et tout ce qui rapporte de l'argent à la France va être privatisé, donc pardon. Dopo le vacanze pensa che effettivamente, come è stato detto, visite le riforme che si mettono in piedi, che probabilmente ci sarà un rilancio effettivamente alla mobilizzazione, perché effettivamente le due riforme che tu citavi vanno sicuramente a impattare una parte della popolazione, ma poi ci sono anche altre cose, cioè, per esempio nella nostra zona, cioè nel Rodano ci sono tutte le dighe che producono elettricità, che erano statali, che stanno per essere privatizzate. E tutte queste cose qui sono, per esempio a Obenà c'è una maternità che deve essere soppressa perché la trasferiscono da un'altra parte. E tutti questi elementi qui fanno che probabilmente si ripartirà. Tengo ad aggiungere io forse una cosa. Il Rondò non è che non funzioni. C'è stata la festa della musica, è stata fatta sul Rondò, che invece di fare la festa della musica è una tradizione francese fatta da un vecchio ministro della cultura, Jacques Lang si chiamava, che il 21 giugno fa la festa della musica. A Obenà il punto principale della festa della musica è il Rondò, che però che non si chiamava festa della musica ma si chiamava fate della musica. Sul Rondò ci sono proiezioni, ogni due settimane c'è una proiezione di un film al cielo aperto perché siamo sul Rondò. Sul Rondò si organizzano il 14 luglio, che è la festa nazionale, si è organizzato il fuoco d'artificio dei Gilets Jaunes. Resta comunque un punto nevralgico nella città dove si fanno tutta una serie di cose in modo diverso. Insomma. Ben, je vais arrêter un peu parce qu'après ça va. Merci beaucoup en tout cas. Siamo a domande e risposta. Dopo questi interventi, visto che ovviamente adesso andiamo anche in chiusura, visto che stiamo arrivando alle 2 ore. Diciamo di battito, poi c'è anche la musica, però volevo chiedere a Matteo e se vuole anche a Elodie magari un intervento di chiusura aggiungendo delle riflessioni su quello che è emerso anche dagli interventi dei compagni e poi appunto magari rispetto anche all'ultima assemblea che c'è stata verso l'autunno, diciamo, come si dice in Italia, di queste dinamiche, cioè verso la nuova stagione di lotta, più che cosa ci si può aspettare, cosa ci si vuole proporre. Non, mais du coup, pour reprendre un peu ce qui a été dit, on peut dire qu'il y a eu ces moments très importants de, on va dire, de moments de rencontre où la première phase des Gilets jaunes a permis à tout le monde de se rencontrer, de prendre la parole. Ce qui a été très important, c'est une expression qui revient souvent, notre Gilet jaune de Nantes parlait de justement redonner la parole aux sans-voix.
una cosa appunto a proposito di quello che è stato detto in merito all'assemblea, disassemblea, la questione della presa di parola, un tema che è stato sollevato più volte e che è centrale nella dinamica del movimento dei Gilet Gialli. E a partire da là, évidemment, il y a eu toute la continuité du mouvement et les diverses formes que ça a pris au niveau organisationnel, sur les ronds-points, dans les assemblées, pendant les manifestations. Les manifestations qui se réduisent pas seulement à des moments d'affrontement avec la police, mais aussi à des moments dans la première phase de rencontre, énormément. Et ensuite, sur l'assemblée des assemblées, évidemment, ça ne peut pas du tout réduire le mouvement en fait à cette forme d'organisation. Il y a d'autres formes qui sont mises en place, mais ce qui est intéressant, à mon avis, c'est que ça permet de créer une coordination au niveau national de ce qui se passe, et encore une fois, un lieu de rencontre, c'est-à-dire que ce n'est pas un lieu décisionnel où il va y avoir des décisions qui vont être imposées au mouvement des Gilets jaunes, mais un lieu où les échanges d'expériences des Gilets jaunes peuvent se faire. E appunto questa presa di parola, questa circolazione della presa di parola ha preso tante forme, come veniva detto poco fa, tra cui quella dell'assemblea, che ha sicuramente il merito di essere un luogo di incontro, un luogo di scambio tra i vari gruppi e un luogo di coordinamento di diverse iniziative, di diverse rivendicazioni a livello nazionale. E l'état des lieux che ha été fait alla dernière assemblée des assemblées était partagé, c'était de quand même voir que le mouvement faiblissait au niveau du nombre de mobilisés, même si au niveau des envies et des propositions politiques c'est toujours aussi fort. Et des différentes dates en fait ont été posées, donc la dernière sommet des assemblées c'était avant les vacances d'été, donc il y a eu évidemment le 14 juillet, mais aussi le Tour de France, le 19 juillet, une date a convergé en fait avec le comité pour Adama, qui un comité sur le cas d'un jeune de banlieue qui a été tué par la police. Et donc le thème de la répression policière qui lissait encore une fois les Gilets jaunes à d'autres courants. Et finalement le G7 qui arrive bientôt, fin août. Et à Punto, c'est quest'ultima assemblea, disassemblea prima delle vacanze, da un lato registra un leggero magari cedimento sul piano dei numeri delle persone mobilitate, ma d'altra parte registra al tempo stesso un piano di convergenza con altri terreni di lotta, che è forse uno dei tratti innovativi di questi ultimi mesi di mobilitazione. Sono state citate in particolare alcune iniziative di lotta specifiche, la contestazione a Macron e diciamo la passeggiata istituzionale sugli Champs-Élysées del 14 luglio, le contestazioni ai momenti di passaggio del Tour de France nel ciclismo nell'esagono, i momenti di convergenza con i comitati di lotta dei quartieri popolari contro le violenze poliziesche e del razzismo di Stato, in particolare la manifestazione fatta con il comitato Adama Traoré, ragazzo ucciso dalla polizia a Beaumont nella regione parigina e per il quale sono costituite molte mobilitazioni, in particolare ogni anno c'è un grande corteo nel mese di luglio proprio a Beaumont, quest'anno attraversato da tantissimi Gilet Gialli, e il G7 di Biarritz che si terrà nelle prossime settimane, che costituisce una data di rilancio della mobilitazione di diverse nodi locali dei Gilet Jaunes appunto. Donc du coup cet été, au-delà des ronds-points, des assemblées qui étaient maintenues, il y a eu énormément de dates en fait, qui ont été décidées, pas par l'Assemblée, mais décidées par le mouvement. Et enfin, la nouvelle Assemblée des Assemblées qui aura lieu à la rentrée, et la date du 17 novembre quand même, qui est la date anniversaire du mouvement, qui à mon avis va donner, on ne sait pas, mais ça va être assez intéressant. Et à Punto.
appunto, oltre appunto a tutti gli appuntamenti, scusate il gioco di parole, citati fino ad oggi e al fatto stesso che si è tenuta una terza assemblea des assemblées in piena estate, sono molti tuttavia gli appuntamenti che ancora si stanno organizzando per il rientro da dopo le vacanze. Su tutti molto probabilmente ci sarà l'anniversario dell'esplosione del movimento il 17 novembre, per il quale ci attendiamo delle sorprese particolarmente vivaci, si scambiavano risate e amicizie. Se non ci sono domande lascerei lo spazio, se ci sono. Se volete anche aggiungere qualcosa. Qualche dato per comprendere, sono dati del Ministero degli Interni della metà aprile, del 14 di aprile. I dati sono cambiati. Però per darvi un'idea di cosa è successo in questo periodo, ci sono stati 8.700 arresti, ci sono stati 2.000. Siamo aumentati, siamo a 2.448 feriti. Questi sono i dati della repressione. Ci sono stati 280 persone ferite alla testa, 69 feriti ai membri inferiori, superiori, 26 alla schiena, 15 alle mani, 6 alle parti genitali, 117 ai piedi. Ci sono altri 264 feriti che non sono stati identificati, insomma. Però c'è anche una reazione dalla parte effettivamente di Gilegione, cosa che forse abbiamo visto meno in altri movimenti sociali, cioè la reazione di denunciarle già e anche soprattutto di esporre denunce di queste violazioni. E qui passo la parola a Dominique. Mais juste pour rappeler par rapport aux violences, je dirais d'autres choses encore. Que justement par ces questions des violences, nous avons entamé des démarches qui paraissaient un peu originales par rapport à l'histoire des luttes en général. On n'avait pas trop utilisé ce genre de truc jusqu'à maintenant. Donc il y a des démarches auprès de l'ONU, où il y a eu à la fois des démarches auprès du commissariat droits de l'homme fin janvier, il y a eu les interventions de Mireille Bachelet au mois de mars. Il y a eu aussi l'intervention alors en France du défenseur des droits fin février pour dénoncer l'utilisation des LBD dans les manifestations. Il y a l'IGPN qui est fortement contestée, donc qui est la structure interne au ministère de l'Intérieur pour enquêter sur les bavures policières, on va dire ça comme ça. Et il y a eu la plainte déposée le 11 juin à la Cour pénale internationale et qui a été... on va dire déclaré pour l'instant recevable, même si on ne sait pas encore quelles sont les étapes ultérieures, ce n'est pas forcément de grandes illusions non plus. Mais disons qu'il y a beaucoup de choses dans un champ juridico-institutionnel. Diceva effettivamente che ci sono un'attitudine diversa da quella che si vedeva nei movimenti sociali, che è effettivamente l'utilizzazione, diciamo così, della via della giustizia, ma soprattutto della via anche della comunicazione. Allora ci sono state interpellazioni dell'ONU, ci sono state interpellazioni del Tribunale Internazionale Europeo, ci sono state interpellazioni della polizia, in Francia si chiama la police de police, che è l'ente che teoricamente deve fare inchiesta sugli errori polizieschi, si può dire. Ci sono state esattamente 474 interpellazioni effettivamente della polizia de police. E lo dicevo l'altro giorno in radio, per la prima volta la responsabile nazionale della polizia bolivariana è stata obbligata di venire a discutere davanti ai giornalisti sull'agire della polizia, non sul caso di Gilegione, su un altro caso, ma è nella traccia effettivamente di questa presa di posizione che anche i Gilegione hanno avuto rispetto a tutte le violenze poliziesche. Violenze poliziesche che non sono violenze poliziesche, sono scelte di Stato, i numeri parlano, non mai c'è stato un movimento in cui effettivamente si è avuto un utilizzo della violenza di queste proporzioni. Sempre la polizia ha ucciso, sempre la polizia ha ferito, ma oggi siamo passati a livello dove tutti
tutti i cittadini possono essere colpiti. La notizia di oggi, cioè di oggi, di ieri, ci sono stati scaramucci, ci sono stati affrontamenti con la polizia, perché la polizia aveva vietato a dei gilets jaunes di entrare a comprare dell'acqua in un negozio. Ecco, tutta la popolazione oggi è assoggettata alla possibile effettivamente repressione poliziesca, che è diventata una politica di Stato, non è più un'azione contro tale o tale, proprio estesa a livello popolare. E quello che ha cambiato a livello della reazione dello Stato, non siamo più a una violenza dei soggetti precisi, è una violenza generalizzata verso la popolazione. Et j'ajouterai par rapport à cette violence qui a eu un effet où des gens se sont mis en retrait pour se protéger, pour protéger leur famille, c'est sûr. Moi j'ai rencontré pas mal de gens sur le terrain qui soutiennent les Gilets jaunes et qui ne sont pas avec nous sur le rond-point. Et ils m'ont dit, la plupart, il faut qu'on prépare les fusils. Il ne faut pas que le gouvernement et que les gens qui observent les assemblées et tout ça s'imaginent qu'on est dans le baratin. La détermination des gens sur le terrain, de ces gens qui ne parlent pas forcément, mais leur détermination, de ce qu'on ne voit pas dans les assemblées d'ailleurs, leur détermination est réelle et profonde. Aujourd'hui, la question est, pour beaucoup, la question est la prochaine étincelle à l'époque. Elle est en septembre, elle est en octobre, elle est en novembre, mais tout le monde la voit là. Personne, on n'est pas dans la boucle de cristal, mais les gens la voient là. Ci tengo a aggiungere una cosa, ci sono molti, in questa repressione ho provato con l'avvocato chiaramente delle relazioni fra i gilets jaunes, cioè, molti gilets jaunes, ho incontrato molti gilets jaunes che venivano sui rodò che oggi non ci vengono più per proteggersi, perché effettivamente perché hanno la famiglia, sono madri sole, dico se mi arrestano, se mi succede qualche cosa, con i miei figli, queste cose. Questo non vuol dire che non sono più d'accordo con le questioni, anzi si appoggiano ancora di più. Ma c'è anche molta gente che oggi, anche se non viene più, anche se non dice più niente, dice che bisogna prepararci a quando arriverà la prossima tira. E dice non bisogna credere che i gilets jaunes siano così una piccola organizzazione, c'è tutto un lavoro dietro che si sta facendo sotterraneo, di cui non si parla, e di prepararsi a uno scontro che non è più lo scontro di cui abbiamo visto oggi. Detta così, buttata lì, bisogna preparare i fucili. Non è una stupidaggine, è qualche cosa che oggi a livello locale, che chiaramente non è discusso a livello nazionale, che a livello locale sempre di più è pensato, ed è pensato da gente che magari non viene più sul rondò perché effettivamente vuole proteggersi. Oggi c'è una vera tensione che è sotterranea e che può esplodere. Tutti i problemi è quando succederà in settembre, ottobre, novembre, si sa, ma rischia di esplodere sicuramente arriverà. Et autre chose, parce que vous avez parlé de la dernière assemblée, des assemblées, il y a un point en tout cas qui est, en tout cas sur le terrain, qui motive beaucoup de gens, c'est la question des élections municipales au mois de mars ou quoi. Nous avons des élections municipales et c'est vrai qu'un petit peu partout, le mouvement des Gilets jaunes va aller vers des assemblées citoyennes, mais commune par commune. Pour rediscuter de la démocratie directe locale, pour travailler sur des programmes locaux et éventuellement il y aura des listes. Alors, des listes des jeunes, des listes citoyennes, des listes militaires, j'en sais rien, mais en tout cas pas du tout dans des logiques d'union de partis ou de je ne sais trop quoi, en tout cas des gens citoyens qui vont... Ouais, pas des partis politiciens, vraiment citoyens. C'è che effettivamente una data importante che sarà nei prossimi mesi, nel mese di marzo dell'anno prossimo, ci sono le elezioni municipali. Dice che sicuramente se ne è discusso in tante assemblee, i Gilets jaunes vogliono investire questa data, non di tutto per creare delle alleanze politiche tra partiti, ma per rimettere sul terreno il problema della democrazia di base, partendo dalla base, partendo dal villaggio, partendo dalla cittadina, queste cose qui. E poi si esprimerà come si esprimerà, forse si fanno delle liste, ma in ogni caso non è per mettere in piedi un'alleanza di partiti per dare una
elezioni e per rimettere in discussione il problema della democrazia a livello locale. Io chiederei al posto di fare la chiusura io, magari se visto che ho visto che hai preso durante un po' di appunti, chiederei a Matteo se vuole magari fare una chiusura di anche breve per insomma le riflessioni che magari quello che è stato detto fino adesso abbiamo fatto io. Sì, appunto, dispiace non avere il tempo, ovviamente se ci sono domande, interventi, penso che qualche secondo possiamo prendercelo. Volevo solo riprendere una delle domande iniziali che venivano poste nell'introduzione del dibattito, che penso che parzialmente in modo frastagliato in una discussione questa sera che ha provato a restituire alcuni aspetti di un movimento che, come abbiamo tutti capito appunto dagli interventi, è molto complesso ed è molto denso, molto difficile da restituire in qualche ora o in qualche decina di minuti di presa di parola. Bene, sono tanti i temi che sono emersi: la centralità della riproduzione sociale, di come viene aggredita dal basso, la questione della composizione non solo sociale del movimento ma soprattutto geografica, spaziale, in un paese come la Francia centralizzato, con una repubblica verticale, con alcuni equilibri istituzionali molto diversi da quelli che conosciamo nel nostro paese, e infine il tema della democratizzazione e della costruzione, diciamo, di nuova istituzionalità, di nuove forme di organizzazione, di fare istituzione dal basso. Ebbene, la domanda che veniva posta però era anche: quali risposte dà il movimento dei Gilet Gialli a cos'è oggi la lotta di classe, con quali forme, con quali discorsi, con quale immaginario si costruisce? Penso che a questa domanda evidentemente non ci sia una risposta unitaria, e che tanto più il movimento dei Gilet Gialli non intenda dare una risposta univoca ed omogenea, ma che sicuramente, come dire, attraversa tutte queste istanze, attraversa tutte quelle esperienze, la questione del contropotere, della capacità di organizzarsi tanto in termini, come dire, di affermazione, di durata, di consolidamento sul medio e sul lungo periodo, quanto in termini di offensività, di attacco alla controparte, con forme di appunto controistituzione, contropotere dal basso. Le ultime cose che venivano dette, che forse possono suonare, come dire, strane a chi vive la militanza nell'ambiente del movimento post-autonomo italiano, dell'auto-organizzazione, diciamo, nel mondo dell'antagonismo italiano, veniva detto: le elezioni municipali saranno probabilmente una partita da giocare, sarà probabilmente anche quello un terreno di investimento. Aggiungerei l'Assemblée des Assemblées, l'ultima, quella che è stata appena fatta, ha discusso anche dello strumento del referendum cittadino come strumento di negoziazione di lotta. È stato uno dei grandi temi di dibattito all'interno del movimento in questi mesi, e fa parte dell'agenda del movimento, in particolare rispetto al caso specifico della privatizzazione del più grande aeroporto di Parigi. Ebbene, anche questi ragionamenti, diciamo in chiave tattica, rilevano dell'uso strategico di forme di contropotere che sono massificate, variegate, molteplici, ma che comunque si consolidano in questo spazio e in questo immaginario. Evidentemente solo un frammento, un aspetto, una scheggia delle riflessioni che potremmo fare intorno a cosa ci dice oggi, quali indicazioni ci dà, quali anticipazioni magari ci fornisce rispetto alle forme del conflitto sociale nei prossimi anni in Europa il movimento dei Gilet Gialli, ma penso che sia forse un aspetto da sottolineare in questa sede in chiusura del dibattito. Io, anche perché i miei compagni faranno un intervento prima di Nada al palco principale intorno alle ore 10, penso di insomma ringraziare i compagni e i compagni dell'Ardèche che mi hanno chiesto anche di ricordare che hanno portato un banchetto con del materiale della loro assemblea, prodotto dalla loro assemblea dell'Ardèche. Comunque ringrazio appunto i compagni dell'assemblea dell'Ardèche, i compagni della platform Enquête Milton di Parigi e Enrico per insomma gli interventi e la traduzione. Grazie a voi, buona festa, buona serata.